Era il luglio 2019 quando il territorio aretino veniva colpito da un'importante alluvione che mise in ginocchio imprese e famiglie. Uno dei responsabili degli allagamenti causati dall'ondata di maltempo venne individuato nel fosso Cupina a Monte San Savino, che adesso, grazie ai fondi del PNRR, sarà messo in condizioni di non nuocere. 500.000 euro, questo l'importo dei lavori che miglioreranno notevolmente la sicurezza idraulica di questa zona fortemente urbanizzata. A realizzare il progetto il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Si parte con l'adeguamento dell'attraversamento stesso della strada provinciale, poi a valle viene adeguato il corso d'acqua che c'è attualmente, quindi viene allargato, viene regolarizzata la sua pendenza di fondo e vengono rifatte le sponde sostanzialmente. Poi arrivati alla strada vicinale del Berignolo, che è quella che si collega poi con la strada, con la viabilità sull'argine del torrente S, sull'argine destro del torrente S, si fa un deviatore, quindi il corso d'acqua, la portata principale, diciamo, devia verso il torrente S. Rimane comunque il tracciato del corso d'acqua attuale, che fungerà come scolmatore, quindi un troppo pieno, che dovrebbe mettere in maggiore sicurezza tutta questa area, un'area che normalmente è soggetta ad allagamenti non solo quando ci sono precipitazioni straordinarie, ma anche con eventi piuttosto normali. Quindi un intervento, come dicevo, molto importante, tanto importante che il Comune ha cofinanziato questo progetto con 70.000 euro, coprendo così i costi dovuti all'aumento dei prezzi delle materie prime. Quindi ancora una volta si dimostra quanto sia strategica la sinergia tra consorzio ed enti locali, quindi tra consorzio e comuni. In questo caso è dimostrato non soltanto con gli intenti, quindi non soltanto con le parole, ma anche con i fatti. Si va a intervenire su un'area che negli anni ha sempre creato numerosi problemi, in quanto un'area ad alto rischio idraulico, un'area che a ogni precipitazione si allagava e nel passato vi sono accadute anche fenomeni di particolare gravità. Questo intervento quindi dovrà porre fine a tutte queste problematiche.